Sole e mappatura dei nei, quanto è importante per la nostra pelle avere attenzione. Con noi in collegamento via streaming abbiamo la dottoressa Silvia Cianchi, specialista in dermatologia. Quindi sole, questo connubio e nei vanno tenuto sotto controllo, dottoressa. Salve a tutti, sì, esattamente, questo è un messaggio importante che dovremmo tenere presente tutto l'anno, perché ricordiamo che il sole non è solo quello del mare e della bella stagione, ma è anche un sole che prendiamo sul nostro viso in montagna, per esempio d'inverno, oppure pensiamo a tutte quelle persone che fanno un lavoro all'aria aperta e che quindi anche per ragioni professionali e lavorative stanno durante l'anno molte ore sotto al sole. In linea generale dobbiamo dire che adesso arriva la bella stagione, le persone cominciano a spogliarsi di più e molto spesso notano nei o macchioline che magari non avevano osservato troppo accuratamente durante l'inverno, quindi riscoprono un po' la propria pelle. Allora cosa dobbiamo fare? C'è un esame che si chiama, diciamo, in due modi, o mappatura dei nei o epiluminescenza, che tutti i pazienti possono richiedere al proprio dermatologo di fiducia, oppure andare nei centri ospedalieri specializzati dove è possibile fare la mappatura dei nei, che non è un esame base, una visita fatta con gli occhi, ma una visita dove il medico si avvale di un macchinario che potrà registrare delle fotografie sia macroscopiche che microscopiche, cioè fare un ingrandimento della foto del neo, ma anche delle foto fatte in profondità sul neo. Quindi vengono messe delle gocce d'olio sul neo, viene fatta una foto approfondita con una telecamera e a quel punto l'immagine viene acquisita. Sarà poi il medico che dirà al paziente: rivediamoci tra 6 mesi, fra 1 anno, e saremo così in grado di poter archiviare crescite anche inferiori al millimetro. E quindi una osservazione che anche il dermatologo più bravo e più attento da solo, senza l'ausilio di questi macchinari, non potrebbe fare. Certo, il macchinario non sostituisce l'esperienza del medico, ma diciamo che questi due requisiti, macchinario per epiluminescenza e esperienza del medico, anamnesi del paziente, fare domande, chiedere se sta molto al sole, che tipo di lavoro fa, riescono poi a darci una diagnosi vincente. Senta, dottoressa, lei ha detto, no, si ricomincia giustamente con la bella stagione a scoprire di più il nostro corpo, quindi sarebbe importante anche per tutti, presumo, di mettersi una crema protettiva non solo quando si va al mare in questo caso, mi sembra di aver capito. Esattamente, questo è un messaggio giustissimo, perché siamo sempre convinti di prendere il sole quando siamo distesi in spiaggia rilassati, ma immaginiamo anche quando ci mettiamo in macchina alle 2 di pomeriggio in una giornata soleggiata, diciamo che dal finestrino alcuni raggi passano, quindi pensiamo a una donna che ha anche delle macchie sul viso, o anche a un uomo, perché molto spesso le macchie solari poi da foto esposizione protratta ad una certa età cominciano, quando siamo più non giovanissimi e ragazzini, a venire a tutti. Ecco, allora anche in questi contesti è bene praticamente darsi una protezione solare. Oggigiorno esistono creme che non sono unte, non sono appiccicose, non sono grasse, non sono biancastre, quindi non abbiamo più scuse per non metterci una protezione solare sul viso. Esistono addirittura delle creme che vengono create per essere messe su un cuoio capelluto di coloro che sono caldi, che non hanno capelli, e vi assicuro che nessuno si accorge che queste persone mettono una protezione solare. Quindi faremo 2 ottime cose per il nostro organismo: rallenteremo l'invecchiamento precoce, la comparsa di rughe e macchie, ma faremo anche prevenzione, perché ricordiamoci che un neo preesistente, se viene sottoposto al sole o stimolato anche magari un uso scellerato di lampade abbronzanti, può chiaramente trasformarsi. Quindi è sempre bene farsi dare indicazioni dal proprio dermatologo di riferimento. Quindi diciamo che la mappatura dei nei è importante, perché, come ha detto lei, se va tutto bene si può ripetere dopo 1 anno, oppure se ci sono dei nei sospetti anche tenerli sotto controllo, perché soltanto con lo sguardo non si riesce a percepire, ci vuole un macchinario ben preciso. Esattamente, più che con lo sguardo è un sistema di archiviazione, cioè io come posso dire al paziente che viene oggi da me in visita, quando lo rivedo tra 1 anno, se questo non è cresciuto o no? Non possiamo dare informazioni generali, dobbiamo proprio essere ipertecnici, specifici, cioè dire: no, questo neo è rimasto invariato, non è cresciuto,
oppure è cresciuto di mezzo millimetro. Sono cose che non possiamo stabilire con delle fotografie grossolane, ma abbiamo proprio questo strumento che ci permette di monitorare la crescita. Quindi riusciamo a capire se il neo si modifica nel colore, nei bordi. Gli anni poi successivi quali possono essere, no? Diciamolo, perché se un neo poi dopo non viene controllato, succede che può andare in un qualcosa di poco gradevole, insomma. Esattamente, nell'ambito della diagnosi dei nei, ci sono dei nei che possono essere dei melanomi, e noi sappiamo che il melanoma è un tumore della pelle che ci fa rischiare la pelle nel senso stretto, cioè ci fa rischiare la vita. Da questo neo possono partire metastasi che vanno in altri distretti del corpo, e poi si è costretti a fare, insomma, chemio, radioterapie importanti. Oggi ci sono tanti protocolli nuovi per l'approccio al melanoma, però come diciamo sempre, la prevenzione è importante. Quindi se non arriviamo a tutto ciò, sicuramente è un percorso molto più facile, cioè quello di individuare un neo sospetto, di toglierlo chirurgicamente, di mandarlo analizzare, quindi fare un esame istologico, e fatta una diagnosi precoce su un neo che si stava trasformando, evitiamo un sacco di sequele al paziente, che insomma possono essere poco simpatiche, ma certo. Quando ormai... Dottoressa, la devo salutare perché il nostro tempo è scaduto, abbiamo ben capito di cosa si tratta, l'importante è la prevenzione, e ringrazio la dottoressa Silvia Cianchi, specialista in dermatologia.